E fare la furba, e fare la furba, solo al paese vostro non fate queste cose, solo in Italia le fate, solo in Italia lo fate, voi vi comportate male in Italia, capito? La particolarità è che lì vi tagliano le mani quando sbagliate e qua ve ne approfittate. Episodi come questo purtroppo sono all'ordine del giorno, succedono sempre più frequentemente. Ma questo video ha una connotazione particolare, perché è accaduto nel nostro territorio, è accaduto in centro, a Lecco, qualche mese fa. Oggi parliamo del razzismo. Che cos'è il razzismo? È difficile dare una definizione. Sicuramente è una forma di disprezzo nei confronti di persone che hanno caratteristiche fisiche e culturali diverse dalle nostre. Sicuramente il razzismo ha a che fare con la paura. Paura che l'ingresso di una persona esterna al proprio gruppo possa in un certo senso destabilizzarlo, possa essere un pericolo, possa mettere in crisi quell'equilibrio sociale ed economico della società stessa. È strano se pensiamo che oggi viviamo in una società che è caratterizzata da interconnessioni continue tra persone e cose. La maggior parte dei prodotti che utilizziamo viene da altri paesi. Possiamo accedere tramite internet ad informazioni che avvengono da tutte le parti del mondo. Possiamo spostarsi e viaggiare a costi molto contenuti. Eppure, nonostante questo, nonostante tutta questa interconnessione, lo straniero continua a far paura. E gli episodi, appunto, di razzismo e di xenofobia sono ancora presenti nella nostra società. Questo perché il razzismo nasce tanto dallo stereotipo, ovvero dall'idea semplificata e generalizzata che non tiene conto appunto dell'individuo e della singola persona. Come si combatte il razzismo? Con la conoscenza, con l'apertura verso gli altri. E lo si fa soprattutto nelle scuole. Le scuole oggi sono dei territori sempre più multietnici. Ospitano studenti provenienti da varie nazioni. E questa è una grande ricchezza che gli insegnanti devono valorizzare, non reprimere. Quindi è importante organizzare dei momenti di scambio reciproco e dare lo stesso valore alla cultura di ragazzi, di bambini che vengono da altri paesi. Quindi attività anche ludiche come una ricetta tipica di un altro paese, o anche quali sono le festività e le feste proprie di un'altra cultura diversa dalla nostra. Tutti questi momenti possono essere dei momenti di interscambio che favoriscono la conoscenza reciproca. Sono dei momenti di ricchezza che riusciranno a sviluppare anche quel concetto di cittadinanza attiva di cui si parla sempre più spesso, ma che a volte rischia di rimanere povero di contenuti. Ma cosa fare, d'altro canto, se si è vittime di episodi di razzismo? Cosa fare se ci si trova nei panni di quella ragazza che ha subito quel tipo di umiliazione e di ingiustizia? Non tutti sanno che c'è la presenza dell'UNAR. È l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che è stato aperto dallo Stato italiano appunto per garantire il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone, al di là della loro origine etnica o razziale, della loro età, del loro credo religioso, del loro orientamento sessuale, al di là di ogni tipo di discriminazione. C'è un numero verde che si può chiamare sempre, è l'890 10 10. Un numero verde che si può chiamare se si ha bisogno di aiuto o anche per segnalare quando siamo protagonisti, quando vediamo degli episodi di razzismo, ecco, non voltiamoci dall'altra parte, ma facciamo il nostro dovere di cittadini. È così che riusciremo a costruire
una società sicuramente più giusta. Alla prossima!